Ragazzi, questo dovrebbe essere il secondo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio è successo un casino, ci hanno ingannati, hanno rapito Will Turner, grazie all'aiuto di Pietro e degli altri, i pirati di Barbossa, e ora hanno piazzato degli esplosivi sull'Interceptor e dobbiamo vedere di distruggerli prima che succeda un guaio. Intanto qui c'è Elizabeth che comunque l'abbiamo salvata, l'ha salvata perlomeno Will. E adesso, insomma, è successo quello che ho detto. Hanno riempito la nave di esplosivo. Appena sali sul ponte, butta tutto a mare. Chissà cos'altro ci aspetta. Sta attento. Come minimo, io lo so che il boss, ovviamente. Ma il boss, liberati dei barilotti accesi. E ovviamente mi operano le palle, sti cazzo di. Premi, premi. Vai. Ah, e lo mi rompo le scatole nel mezzo che. Vai, uno, due. Non dovrebbe essere un problema se non mi rompo le scatole di Atlas, appunto. Perfetto, adesso cerco di far esplodere un bar. Boom! Fantastico. Sono 7 di livello, uno slot oggetti più, grazie. Perfetto. No. Via libera. Non è stato così difficile, forse. È già la seconda volta che lo guardo mentre si allontana con la mia nave. Ah, avrò molto presto. Andiamo di nuovo all'Isla de Muerta. Andiamo all'Isla de Muerta. Vai, momento di chiuderla. Tu rimani con la nave, dolcezza. È fuori discussione. Qui potrebbe morire là dentro. Il caro William sta bene, fidati di me. Non sono una stupida, Jack. E allora fidati di me. So, Paperino, Pippo, riportate Wilson e salvo. Ho ricevuto. Vai, salviamo. E lì è apparso una silhouette assente. Demix nel monte, negli Ifei, insomma, nel mondo del Monte Olimpo ci aveva spiegato che la silhouette assente è la presenza oscura di qualcuno che è già morto. E qui ci sono. L'ultima volta c'era la silhouette assente rappresentata in libro, quindi era la presenza oscura di Jackson in nessuno, sicuramente che è morto tra virgolette in Kingdom Hearts Chain of Memories. E questa qui con le lame chi potrebbe essere? La silhouette assente, la presenza oscura dentro con una presenza oscura dentro un emblema. Che chi se ne importa? Lasciamo perdere, ragazzi, perché questi mi sanno tanto di boss che si possono battere sì e no a fine gioco, quindi lasciamo perdere per il momento. Comunque, chi è quello con tre lame? Raga, non sto capendo chi potrebbe essere il nessuno di la presenza il nessuno, cioè l'ombra del nessuno dietro questa questa silhouette assente. Cioè il libro di Jackson lo avevo riconosciuto al monte, agli inferi, nel Monte Olimpo. Però questo qui non lo sto riconoscendo, ragazzi. Allora, vediamo. Forse è la Xin, che lei però c'è la tipo di tira pugni, non so. Ah, questo lo posso far fuori. Ah, questo lo posso far fuori anche all'ombra. È fatto di buio tanto, quindi. Vai, malmenalo! Che palle, immagino dopo lo scontro con Babossa, perché sicuramente dopo lo scontro ci sarà. Cavolaccio, sarà un casino con il fatto che non si possono colpire sti dannati con. Con il. Con il. Con la. Senza la luna. Apri. Vieni qua, stupido pirata. Vedete che. Vieni qua, bravo, vieni qui. Prima dovrebbe esserci pirati perché non è esploso niente. Infatti non c'ho il cazzo. In due. Vai. Lasciali qua, le tasse devi. Due tasse di un puzzle. O due tasse di due puzzle, non so. Beh, aspetta un attimo. Vediamo qua, tessera del cuore
testa della dictomia, ecco. Due teste di due puzzle. Qui c'è un tesoro, dai, ditemi che c'è qualcosa qua dietro, dai, oh. A più. Vediamo. Disegnata al Chiao di Luna. Mi piace questo nome, soprattutto quando i pirati si possono far fuori solo a Chiao di Luna. È pieno così di tesori. Ma è normale, effettivamente, mi sa. Ok. Qui c'è qualcosa a parte delle bottiglie. Aia. Grazie. Sti qua fanno malissimo, raga. Vai, vai. Io non vedo l'ora che mi regalino l'abilità schivata, ragazzi, perché sono un po' stufa di farmi prendere sempre. Anche perché fanno malino sti qua, non per dirla. Scusate, ma se io faccio... No, non posso usare niente, è vero. C'ho il bug perché si sta caricando. Ok. Bene, sti pirati, oh. Siamo ritornati qui. Dobbiamo riprovarci. L'ultimo pezzo da Azteco è stato. Azteco è stato restituito. Certo che lo è. Siamo vivi e siamo pirati. Captain Jack Sparrow. Sora. Goofy too. So you wanna play pirate? Voglio giocare ai pirati? Meglio che lo facciate all'asilo. No more play acting now. Thank you, Sora. Oh, where's Jack? Ah, sto combattendo, ok. Posso competere anch'io, posso aiutare da una mano. Jack, get him. Jack, you're a fool, Jack Sparrow. Sì, aspetta, aspetta. Eccolo. Ha preso una delle monete. Jack. Show yourself, Pete. The tide has changed. Sì, visto? Te l'avevo detto che avresti avuto bisogno del tuo vecchio Pietro. No, cosa sei? Che attes sei tu? Che cosa sei tu? Un geco camale? Un geco? Oddio. Oddio. Sconfiggi Barbossa con l'aiuto di Jack. Ah, praticamente fa venire buio. Vai, menalo, menalo. Istruzione, stavo per trovare le istruzioni. Comunque vai, vai, vai. No, cazzo, è vero. Sta vecchiavo di luna. Vieni qui. Vieni. No, cosa ho messo? Ho messo giudizio, ok, vai, 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 vai. Ho messo la tubo giudizio, voglio vedere che ti... Ai! Ah, praticamente quindi con giudizio sparo, ok, 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 okay. Vai, 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 vai.
con l'abilità giudizio non attacco con le spade ma sparo. Non posso fargli niente, ha fatto venire il buio latte, scusa là. Eccolo qui, qui. Dai, su. Cos'è sta roba? No, cos'è? Roba gemella ho visto. Perché non posso riuscire a fare attacco limite con Jack, raga? Vabbè, tanto mi sono curata, vabbè, curiamoci. Vai, vai, mena. Aia, porca... Fronteggia, vai! Vabbè. Beh, ho fatto cagare. Ah, sto chiamando l'Atlas. Fa un po' tipo Chameleos, però mette il buio, non la nebbia. No! Allora, non posso colpirlo finché c'è l'Atlas che lascia il buio. Non so perché parte il riferimento è mostrata a caso comunque. Vai! Vai che manca poco, vai che manca poco, vai che manca poco, vai che è una cagata. Giudizio, vai! Vai su, spasola! Vai, fronteggia, oh, ce l'ho fatta. 1, 2, 3 sulla spada. Mamma mia, come l'ho finito! Finale aereo, che cos'è? E abbiamo messo la baga turbo perché l'ho finito con il turbo attivo. Che cosa? Cosa ho fatto? Quanti danni ho tolto? This ain't over. Non è finita qui! Ma che bello che sono con il blu. Enough of this then. What say you we call it a draw? Jack, how many times do I have to tell you? Laugh while you can, Barbossa. Ridi finché puoi. La maledizione effettivamente si è spezzata adesso perché sei morto. Niente. Ce l'abbiamo fatta! Sì! Tutto questo che sono ancora col turbo. Ho tutto ciò che voglio, anche la pelle di nuovo mia. Ho tutto ciò che voglio, ho tutto. She is. Thank you, Jack. I didn't want you hitting me again, mate. Hey, Jack. Good luck. And remember to be good. I'm off. Well. Pensavo di essere blu. Ah, fantastico. È il momento di aprire una nuova via. Per caso? No, ma c'ho questo dubbio. Vai! You know, for a minute there,
I was afraid we were gonna lose Donald to the curse of the treasure. Yup, me too. Segui il vento, attira le sfere vicine. Bello. Bene, che mondo abbiamo sbloccato? C'è altre due vie direttamente. Vedo il mondo di Aladdin e la città di Halloween. La via antica e la via speziata. Beh, ragazzi, direi che possiamo andare a vedere prima di tutto questo. Innanzitutto il mondo di Atlantica, perché l'abbiamo sbloccato prima. Però non so perché mi dica il livello di battaglia 00. Non so, io provo ad atterrare. Mi mette che è in un cerchio verde. Boh, forse è seriamente non serve un livello. Non so, proviamo. Dai, finito il mondo dei pirati dei Caraibi, andiamo alla sirenetta. Mi sono dimenticato di leggere il grillare. Adesso lo leggiamo. Oh, the night sky is so beautiful right after a storm. Ah, ora che ci penso, effettivamente nel primo chiodo mazzo non succedeva nulla fuori dall'acqua, che ci penso. Forse mi tolgo lo sfizio di nuotare in giro. Forse lo fanno sulla terraferma. No, qui c'è. No, questa. Speriamo che non sia protetta sta canzone. Ok. Se mi tolgo lo sfizio di nuotare questa volta. Però ok, attenzione, quindi Kingdom Hearts 2 nel mondo della sirenetta c'è finalmente il principe, che non mi ricordo mai come si chiama. Le due murene, ma come può non mancare Ursula come boss di questo mondo? No, mi sa che non nuoto ancora. Atlantica! Siamo tornati! Sì, devo nuotare. Ah, che due scatole. Vabbè. Oh, sì, ma solo io non sono contenta di nuotare. Beh, spero che i comandi perlomeno siano gli stessi di lui. Vai. Rimpagheranno. Muoviti orizzontalmente con la levetta sinistra e verticalmente con quella destra. Ah, ok, quindi mi muovo in una maniera diversa. A seconda delle postazioni che hai premuto alle due, e uso la levetta destra per muoverti verticalmente. Premi X per ruotare più velocemente. Calcio per salire con la R1, avvicinati con un cerchio per usare il colpo di pinna. Prova a parare con Flaut. Ah, ok, quindi con la levetta a destra vado su e giù, muovendo la levetta a sinistra, effettivamente mi muovo orizzontalmente. Beh, forse allora è più comodo dei comandi dell'uno, effettivamente. Con X nuoto e con cerchio faccio colpo di pinna, cioè non ho più, ragazzi, i comandi, quindi non posso più combattere con i Keyblade. Parla, proviamo a parlare, sì, vabbè. Cioè, quindi adesso ad Atlantica in questo gioco però posso fare solo colpo di pinna, non posso usare il Keyblade come nell'uno. Bene così, apprendi velocemente Sora. Se non ti piace che c'è un bersaglio, però devi avvicinarti con X. Ora va meglio. Allora, quale buona onda vi porta qui da noi? Qualcosa non va? Più o meno. Eppure sembra che vada tutto bene. Sì, va tutto bene, basta che papà sia di buon umore. Ehi, tra poco terremo un concerto. Perché non cantate del mio spettacolo musicale?
Dite di sì, vi supplico. Hagel è inquieto ultimamente, ma se ci sarete voi forse si calmerà e parteciperà alle prove. Sarà divertente. Ci proveremo. Eccellente. Allora ora vi insegno. Ora vi insegno tutto quello che vi serve. Che cosa dobbiamo fare? È facile. Premi X a tempo con la canzone La Barga. Premi X con la basta per svuotarsi per prendere un punteggio alto. Se premi X troppo velocemente o se non lo premi affatto, prenderai un punteggio basso. Aspetta. Premi X. Ah, ok. Premi quando la basta per svuotarsi. Ho capito. Questa è la puntata delle canzoni. Devi solo sentire il ritmo dentro di te. Ah, ecco perché mi diceva livello 00 ad Atlantica. Perché forse non ci sono Atlas da affrontare. Segui le battute e mettici un po' di brio. Pronto? Cominciamo. Va bene, basta che mi mettiate le musiche per copyrightate. Vai. Oppa, bene. Va bene, che faccio? Bene, bravo. Va bene, Paperino. Tocca a te. Fa come so. Mostraci di cosa sei capace. Va bene, quindi ok, devo essere io agile a premere. Coppala! Benissimo. Bene, bravo. Pippo, tocca a te ora. Pensi di poter fare di meglio? Colando, sei per la tartaruga. Bene, dai. Bene, bravo. Stavolta ballerete con Ariel, ricordatevi di tenere il tempo. Va bene. è un po' cringe questa cosa, un pochino, posso dirla. Bene. Ma entriamo solo a tempo. Ok, quindi se premo. Bene, bravo. Ora improvvisiamo con le bolle, stesse regole, segui il ritmo. Va bene. Sempre X è il pulsante magico. Benissimo, sì, sono tutti uguali, ok, tempo lo stesso per tutti. Proprio così, ce l'hai fatta! Completato. Ho capito come si sono giostrati qui in Atlantica in sto gioco, ho capito. Adesso ho capito perché non posso usare i Keyblade del sottacco. Tutto qui. Non so se ce la faccio. Quando avete voglia di esibirvi, venite da me. Mappa del sottomarino. Ho capito, signori. Ho capito perché non posso usare le altre cose in giro per l'Atlantica. Forse posso combattere sulla terraferma. Boh, in ogni caso, ragazzi, vediamo di dare un'occhiata al villaggio per leggere le voci nella voce. Insomma, nel villaggio dedicato a. A Pirati dei Caraibi. Però prima devo vedere di. Aspetta. Ok, perfetto. Allora, adesso. Diamo a Sora l'arma, intanto segui il vento e vediamo cosa fa. Attira le sfere vicine fondamentalmente e basta. Beh, potrei. Cioè, mi lascia l'attacco a 19, abbassa le magie, però. Vabbè, dai, sì. Segui il vento, dai. Segui il vento, abilità. Sora, vediamo allora. Spirare aerea permette di avvicinarsi in fretta ai nemici in aria e di realizzare attacchi rotanti. Fino all'aereo potete coprire grazie che attacco un nemico in aria. Io voglio attivare entrambi, quindi adesso uso 2 AP più. Vai. Ok, perfetto, fino all'aereo. Io le compro. Vai, andiamo da una retta al grillario e io ho come di registrare. Mappe, allora, Port Royal, ok, a Port Royal, cioè, tessere, Port Royal, ne devo trovare altre 5, io non vedo l'ora, ragazzi, sta roba delle tessere comunque mi interessa, prima del mondo finale, non solo devo cercare le pagine di Winnie, quindi insomma cercare tutti i tesori che ci siamo lasciati indietro, ma nel frattempo, ma cercheremo anche tutte le tessere che non sono riuscita a prendere durante tutte le visite dei mondi, perché sì, perché voglio vedere di fare tutto prima di... Ah beh, qui un attimo c'ho la voce di Atlantica, un momento attivo, vabbè, sono i suoi amici, vabbè, sentite ragazzi, no, è vero, sono della voce di Atlantica adesso, porca vacca, vabbè, qui c'è qualcosa di nuovo all'Olimpo, vedo. Pareva che il Ferrodromo che usava Zeus fosse stato riaperto e che fosse pronto a ospitare nuove competizioni, ah ok, la voce che si è aggiornata quando abbiamo visto l'Inferrodromo a... al Monte Olimpo.
Vabbè, qui a Atlantica diamo una retta più avanti. Intanto vedo che qui mappa è già completata. Ok. Castello Disney mi dà completato tutto anche qua. Ok. Stavo dando un'occhiata. Anche Timeless River. Sì, per il fiume senza tempo. Mi viene. Quando vedete il simbolo di Topolino, ragazzi, vuol dire che si è trovato tutto. E quindi, visto che però qui anche storia e personaggi, tutto stampato col timbro che di completato, significa che qui non ci ritorneremo una seconda volta. Intuito. Qui invece vedete che su storia del Monte Olimpo, su storia della Terra dei Dragoni, su storia del Castello della Bestia, non c'è nulla di contrassegnato con fatto. Questo significa che ci dovremo tornare per una seconda volta. Ovviamente qui posto la ricetta acqui. Ho detto che lo vedremo quando avrò trovato tutte le pagine. Poi qui, neanche qui a Port Royal mi dà tutto completato. Questo significa che ci torneremo una seconda volta anche qua. Ok, nel frattempo qui vediamo tesori. A Port Royal mi manca da trovare 6 tesori. Oh, comunque ragazzi, sono bella un po' come cercatrice di tesori a quanto pare questo gioco. A parte Crepuscopoli, che cioè il primo mondo non è più visitabile, sarà visitabile alla fine del gioco, probabilmente. Niente. Ho cannato, non ho trovato nulla. Vabbè, comunque vediamo l'album. Amici per la pelle, solo se i compagni vanno con Will alla ricerca dei pirati che hanno rapito Elizabeth. La maledizione. Un tesoro maledetto trasforma in scheletri i pirati al chiaro di luna. Per poco, i piani malvagi di Barbossa mettono solo i suoi amici in grave pericolo. Spezzare la maledizione. Jack sfrutta il potere della maledizione per sconfiggere il suo nemico giurato. Ok. Diamo un'occhiata alla storia. Vale, bella letta qui, come al solito. Siamo arrivati a Port Royal e abbiamo scoperto che c'erano dei problemi giù al porto. Lì abbiamo trovato Pietro e un gruppo di pirati non morti. Hanno parlato di un medaglione e poi si sono diretti in città. Li abbiamo seguiti e li abbiamo visti mentre rapivano la figlia del governatore, Elizabeth. Li abbiamo rincorsi insieme a un giovane di nome Will. Ma i pirati erano già scappati. Siamo riusciti a convincere Jack Sparrow, un pirata solitario che abbiamo incontrato al porto, a rubare l'interceptor della Marina Reale per inseguire la nave pirata, la Perla Nera. Nel frattempo Barbossa stava rivelando il suo segreto. A causa di quei medaglioni aztechi che avevano rubato tempo fa, lui e la sua ciurma erano caduti vittime di una terribile maledizione. Per spezzarla dovevano riportare tutti i medaglioni nel forziere originale e ripagare il sangue. Abbiamo scoperto che la Perla Nera era la nave di Jack che Barbossa gli aveva rubata. Jack ci stava aiutando nella speranza di tornare in possesso della sua nave. Guidato dalla bussola ha portato l'interceptor fino all'isola del Muretta, dove ha custodito l'uomo maledetto. Jack ci ha ordinato di sorvegliare la nave, ma quando né lui e lui sono tornati ci siamo preoccupati e siamo andati a controllare che stessero bene. I pirati malvagi erano raccolti intorno ai medaglioni. Non dovevano far altro che ripagare il sangue, la maledizione si sarebbe spezzata. Ma il sangue di Elizabeth non ha provocato alcun effetto e mentre i pirati discutevano dell'accaduto, Will è riuscito a fuggire insieme alla ragazza. In gotta per Port Royal la verità è venuta a galla. Il sangue necessario per spezzare la maledizione non era quello di Elizabeth, ma quello del padre di Will. Il sangue di un pirata. Il sangue da ripagare era dunque quello che scorreva nelle vene di Will. Ma Barbossa ha raggiunto il Deceptor e ha rapito Will, lasciando la nave carica di polvere da sparo. Eravamo davvero nei guai, ma con l'aiuto di tutti siamo riusciti a cavarcela e siamo andati a salvare Will. Alla fine abbiamo vinto, abbiamo sconfitto Barbossa grazie all'aiuto di Jack che era stato colpito dalla maledizione. Will ed Elizabeth erano felici di essere di nuovo insieme a Jack e di nuovo insieme e Jack ha ripreso la festa per Michael per la Nea, fantastico. Perfetto, vediamo qui tutti i personaggi. Sora, arrivata a Port Royal, non ha potuto nascondere la sorpresa di ritrovarsi in un mondo così diverso dagli altri. Quando è arrivato a Port Royal, Paperino non ha potuto nascondere la sorpresa, le voci sono sempre tutte uguali. Andiamo a vedere Jack Sparrow qui. Pirata apparso per la prima volta in La Maledizione della Prima Luna del 2003. Pirata che naviga per il mare, è un personaggio pittoresco e va fiero della propria libertà. Dice di essere un capitano, ma non ha un equipaggio. È stato arrestato a Port Royal e gettato in prigione, ma Will Turner lo ha aiutato a fuggire durante un attacco di pirati. Sembra sapere che cosa sul conto di Will, chissà che cosa. Poi Will Turner. Fabio di grande talento, da ragazzo è stato tratto in salvo dopo che dei pirati avevano bruciato la nave su cui viaggiava, lasciandola danneggiare. Il medagliere da pirata dato da suo padre è sparito proprio in quel frangente. La giovane Elizabeth Swan è a bordo della nave che ha salvato Will e i due sono amici da allora. Dato che i poteri di Elizabeth è il governatore, il padre, sì, ma non so leggere oggi. Dato che si vede che sono stanca, dato che il padre di Elizabeth è il governatore di Port Royal, Will è timido e piuttosto formale con lei. Poi Elizabeth Swan, figlia del governatore di Port Royal, per proteggere Will ha nascosto il medaglione del giovane suo padre e ai suoi uomini.
Considera romantica la vita dei pirati, di tanto in tanto le piace osservare il medaglione. Will è timido e piuttosto formale con lei, per vedere la posizione che occupa suo padre, ma lei vorrebbe che lui la trattasse come una ragazza normale. Poi qui ci sono vari pirati, prima vediamo Pietro qua. È la spia nel fiacco di Rito Polito, fino ai tempi in cui lavorava sul vaporetto, che ora si è alleato con Barbossa e i suoi uomini. Ha in mente qualcosa di poco raccomandabile, questo è certo. Vediamo qui Barbossa. Capitano della Perla Nera e capo dei pirati non morti. La maledizione del medaglione lo tiene lui e i suoi uomini in una specie di limbo tra vita e morte. La loro vera forma è rivelata dalla luce della luna ed è uno spettacolo terrificante. Attualmente si è unito a Pietro in cerca di qualcosa. Poi qui pirato morto A, B e C. Vediamo. A. Pirata maledetto dal tesoro, la luce della luna è un aspetto terrificante. Questo. Pirata maledetto dal tesoro. Alla luce della luna diventa uno scheletro ed è vulnerabile agli attacchi magici. Poi C. Pirata maledetto dal tesoro, ecco lui è il capitano, cerca qualcosa in grado di spezzare la maledizione. Ok. Beh, adesso andiamo a vedere il grillario qui. Puzzle, ovviamente. Andiamo un po' a sistemare i puzzle. Lo a cuore. Abbiamo trovato qui. Allora, questo va qua, ovviamente. Qui vedo che c'è Roxas in cima al puzzle, qua vedo quello lì sopra, qui adesso c'è solo a sinistra Kairi e sopra c'è Roxas, a sinistra c'è poi in alto a sinistra Paperino e in alto a destra Pippo. Troveremo tutto, troveremo. Dicotomia poi, dicotomia che, sì, dicotomia è quello dell'uno. Allora, un attimo che qui non... Dicotomia è senza... Allora, aspetta. Ah no, cos'è? Sapete, è tipo il puzzle. Non capisco, aspetta tanto. Allora, questa qui è la luna che vedete sullo sfondo, è la luna a forma di cuore. Chiamata anche Kingdom Hearts. Questo quindi va a girare. Così, sì, è così. Devo orientarmi col cuore, raga, scusatemi un attimo. Sì. Allora, so è qua. Non sto capendo, raga, sto puzzle. Non lo sto capendo. Capiremo più avanti. Non è l'immagine di Kingdom Hearts comunque, è un'altra storia. Atlantica, Port Royal, vediamo Port Royal, non c'è nessuna voce nuova, le abbiamo già dette tutte. Poi Atlas, pilota aereo, molto rapido e perciò abile, evitare i colpi nemici, aspetta che si fermi prima di attaccare, bloccalo con la magia, usa i comandi di direzione per evitare le sue cariche. Ok, poi cannoniere, lancia bombe da lontano e per questo può essere molto pericoloso, evita le aree dove cadono le bombe, siccome qua scappa quando ti avvicini, cerca di stare vicino e di sconfiggere in fretta, oppure di mitragliarlo con la mossa tubo giudizio, con l'attacco con la fusione giudizio da lontano, lo mitragli. Poi tornado, che Chain of Memory sarà azzurro acqua. Attacca mentre si muove, quindi cerca di sbloccarlo per iniziare a vorticare con i comandi di direzione. Usa il giro di tornado per afferrarlo e per attaccare i nemici intorno a te al tempo stesso. Poi illuminatore. Altres invocato da Pietro a Port Royal. Aveva occhi lucenti e una lanterna sulla coda. Usava la lanterna per assorbire la luce e lasciare Barbossa nell'oscurità, proteggendolo dal chiarore di luna. Per personaggi, qui c'ho Atlantica da vedere. Va bene, ragazzi, diciamo che abbiamo visto tutto. Atlantica la leggiamo quando abbiamo finito di esplorarla nel prossimo episodio. Perché il video di oggi, ragazzi, si conclude qui. La prossima volta vedremo, già penso che non durerà molto a questo punto, il mondo di Atlantica. Vedremo di terminare il prossimo episodio, preferibilmente. Aiuto. Poi vedremo di esplorare, di iniziare ad esplorare gli altri due mondi Disney che si sono presentati davanti a noi, ovvero cioè sbloccarli inizialmente, poi vedere quale visitare per primo, se Agrabah o se la città di Halloween. Intanto ragazzi, se il video di oggi vi sono piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i miei video. E noi ci vediamo alla prossima! Sento che stiamo finendo comunque l'esplorazione dei mondi Disney, perché la mappa non può essere gigantesca, quindi abbiamo fatto
Sento che stiamo finendo. Secondo me, dopo quei due mondi, ultimi mondi Disney che ci restano da vedere, secondo me poi se ne sblocca un altro. E poi dopo forse arriviamo al punto in cui dobbiamo rivisitare tutti i mondi perché iniziano a succedere le cose. Iniziamo per appunto la seconda visita dei mondi. Comunque non lo so. Fatto sta che questo Kingdom Hearts 2 non solo sembra essere difficile il doppio dell'1, ma sembra anche essere il doppio più lungo. Dai, ciao ciao!